Andrea Del Mastro, il suo partito, Fratelli d'Italia, aveva messo in guardia: il Green Pass non deve essere uno strumento che mette problemi, rende la vita impossibile ai cittadini. I disagi ci sono stati, almeno in partenza, i tempi negli aeroporti sono in crescita costante, però l'alternativa qual è? Impedire alle persone di viaggiare. Dobbiamo accettare che ancora non si può pensare a una vita come prima della pandemia. Guardi, per quanto riguarda il Green Pass, quello europeo è evidentemente una necessità anche per l'Italia e per garantire i flussi turistici. Quello italiano invece a noi pare esclusivamente una sorta di strumento non per ripartire ma per ricattare gli italiani. Non è assolutamente accettabile a nostro modo di giudicare che vi sia un lasciapassare per la vita sociale. È un concetto costituzionalmente raggelante a nostro modo di giudicare. Dopodiché sul Green Pass europeo, sulla difficoltà di interlocuzione con gli inglesi perché non stanno all'interno dell'Europa, mi permetta di dire che se oggi abbiamo 20.700 sbarchi rispetto ai 2.700 sbarchi del 2019 e abbiamo il ministro degli interni che dice non lo trovo un problema neanche sotto il fronte sanitario, io credo che noi dovremmo avere un atteggiamento prima di tutto diverso con gli inglesi. Che c'entra con il Green Pass? Cioè, sta mettendo sullo stesso piano in quanto extracomunitari i britannici e coloro che varcano il Mediterraneo? Glielo spiego, cioè noi stiamo raccontando la retorica che non c'è nessun problema riguardo agli sbarchi, neanche sanitario, mentre noi abbiamo dei problemi di utilizzo di pass per gli inglesi semplicemente perché hanno fatto la Brexit, sono fuori dall'Europa. Io ritengo che proprio per convincere le ragioni di un'Europa che deve trovare la sua unità non si possa trattare come degli appestati gli inglesi, non si può giocare la partita di calcio in Inghilterra per motivi sanitari, sono assolutamente d'accordo se così fosse, ma la corsa all'accaparramento, sempre una battaglia geopolitica contro l'Inghilterra, all'accaparramento della partita, dobbiamo fare attenzione a trovare le ragioni della unità con gli inglesi, non le ragioni della disunità con gli inglesi perché hanno fatto una scelta legittima per il tramite di un referendum. Ci ha raggiunto e lo ringrazio.